Ciao amici e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vi do 4 consigli per fare un'ottima confettura d'uva senza zucchero. Il primo passaggio importante per fare una buona confettura è la temperatura di circa 160-180 gradi. Il secondo consiglio importante è la tempistica di circa un'ora e mezza, non di meno. Spiego il perché. Perché in modo l'acino dell'uva si cucina per bene e si ammorbidisce, e quando lo andiamo a passare con la passatrice l'acino si pulisce bene, tutta la polpa fuoriesce bene dall'acino dell'uva, quindi ben scottato, mi raccomando. Il terzo consiglio è la cottura di circa 12-14 ore. Vi spiego il perché. La cottura deve essere molto lunga, bassa temperatura, sul fornello naturalmente, perché voi sicuramente lo cucinate sul fornello del gas con una pentola in acciaio antiaderente e dovete mescolarlo bene, ogni tanto andarlo a mescolare bene, perché in questo modo c'è una cottura molto lenta, si asciuga pian piano tutto l'eccesso di umidità che ha la polpa dell'uva che abbiamo passato, e quindi pian piano la marmellata inizia a diventare molto più consistente. Alla fine, per vedere se la marmellata è pronta alla fine di tutte queste ore, prendere la prova piattino, un cucchiaio su un piattino, lasciarlo raffreddare. Quando si è lasciato raffreddare, se il cucchiaio, la marmellata, la conserva che mettete sul cucchiaio non scivola e rimane, ci vuole il tempo a scendere, la confettura d'uva è pronta. Quarto e ultimo consiglio è la pastorizzazione, che va fatto a bagnomaria per circa un'ora. Per vedere se il vasetto è ben pastorizzato, quando si è freddato, bisogna vedere se è un po' incavato il tappo. Se il tappo è un po' incavato all'interno, il vasetto è ben pastorizzato e si tiene anche per 3 anni. Grazie per avermi seguito, metti un mi piace, iscriviti al nostro canale YouTube. Grazie, alla prossima ricetta!